sarà dovuto all'emozione, ma insomma ci sono tanti ricordi, insomma, per quanto ci frequentiamo di continuo, ma per me rappresenta, come dire, un punto fermo della mia formazione. Il professore Giovannangelo Camporeale, naturalmente percorro rapidamente, diciamo, così il curriculum, perché occorrerebbero giorni, quindi diciamo i tempi non ce la consentono. Si è laureato in lettere all'Università di Firenze nel 1956, è stato già libero docente di etruscologia dal 62, professore incaricato dal 63, professore ordinario di etruscologia e archeologia italica a Firenze dal 1974, e professore ospite dell'École Normale Superiore di Parigi, della British Academy di Londra, a Berlino. È come dire, stato uno dei membri e tutore del Consiglio Scientifico e del Comitato della Fondazione per il Link, il lexicon iconografico che voi sicuramente conoscerete, è presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, è lucumone dell'Accademia Etrusca di Cortona, insomma, quindi come dire, mi è capo anche lì, diciamo così. Ed è naturalmente vicepresidente dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere della Colombaria e soprattutto nell'ambito delle grandi mostre, per capirci, è coordinatore generale di mostre del calibro degli Etruschi d'Europa, se vi ricordate, tra il 92 e il 93, direttore degli scavi archeologici di Massa Marittima, Grosseto, dove è stato rinvenuto un abitato che aveva la vocazione mineraria, sapete, è una delle zone più importanti, diciamo così, per l'estrazione dei metalli. La prima mi riporta ai miei anni giovani, mi riporta praticamente a quando studiavo questo materiale di Orvieto. La seconda è un'altra ragione personale, è quella che torno nell'atelier di lavoro di un mio allievo, il quale negli ultimi tempi è stato investito di un compito decisamente impegnativo, la direzione del Museo Archeologico di Napoli, Paolo Giulierini. Vorrei fare un'osservazione personale, e cioè i genitori hanno dei figli, cercano di dare a questi figli una strada, di fornire loro dei supporti per la loro vita futura, ma non devono innamorarsi tanto di questi figli, devono sapersi staccare, perché i figli devono acquistare la loro personalità basandosi sull'insegnamento, sulle aperture, sugli stimoli che hanno avuto. Ebbene, ogni tanto però il vecchio padre va in casa dei figli, e quando va nella casa dei figli è praticamente preso da due sentimenti: un sentimento di emozione per vedere una realizzazione, qualcosa che è andato avanti, e dall'altro un sentimento di contentezza per vedere la realizzazione procedere. Ebbene, lo stato d'animo in cui mi trovo io in questo momento è proprio questo: contentezza e emozionato insieme, e senza volere uso quelle due definizioni che nel suo saluto iniziale Paolo Giulierini rivolgeva a voi tutti. Io vorrei cominciare il discorso di questa sera con una dichiarazione di un grande archeologo del secolo scorso, vissuto proprio nei decenni centrali del secolo scorso, Giovanni Beccatti, il quale in una rassegna, una messa a punto della ricerca archeologica in Italia, pubblicata in un libro napoletano in onore di Benedetto Croce, il libro si intitolava 50 anni di vita culturale in Italia, dove si faceva una rassegna delle varie scienze umanistiche, della linguistica, della storia, della filologia e quindi anche dell'archeologia. Giovanni Beccatti, che a quel tempo non aveva neanche 40 anni,
faceva una messa a punto molto precisa, molto ordinata, molto sistematica della ricerca archeologica, ebbene dopo concludeva con una lamentela e nello stesso tempo un auspicio. La lamentela era che sì, si era lavorato, si erano fatte delle acquisizioni scientifiche attraverso i ritrovamenti o in via speculativa, ma nello stesso tempo c'era ancora molto da fare, si era da pubblicare quantità di materiale, si era da pubblicare gli scavi di Pompei, di Ercolano, di Ostia, di Foro Romano e Palatino, di Cerveteri, di Tarquinia, e queste pubblicazioni, concludeva così Giovanni Beccatti, sicuramente avrebbero per un verso confermato certe acquisizioni, ma per un altro verso le avrebbero rettificate o addirittura le potevano anche ribaltare. Ebbene, quando noi entriamo nella collezione, che io a quei tempi chiamai collezione alla Quercia, che ora devo cercare di abituarmi a chiamare collezione De Feis, come si fa qui? Perché io non sono molto amante di... Ecco, collezione De Feis, dicevo, ci troviamo grosso modo nella stessa situazione annunziata da Giovanni Beccatti e ovviamente in una misura dimensionata. Qui non stiamo parlando degli scavi di Pompei, di Ercolano, di Tarquinia e via discorrendo. Stiamo parlando di una collezione privata che aveva del materiale inedito, che era stata messa su negli ultimi decenni del secolo scorso dal padre Barnabita.